Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di come io uso dei possibili utilizzi di acquacanghe. Io sono molto contento, la tratto come se fosse, avete presente i ciclisti che la domenica mattina puliscono i pedali della bicicletta in fibra di carbonio? Io ho la stessa passione per questa macchina. Uno, perché mi dà soddisfazione incredibile. Due, perché io sono rivenditore di questa macchina e mi dà anche delle entrate che mi permettono, pian pianino mi permetteranno di essere autosufficiente, ma tre, soprattutto perché tutte le persone che hanno comprato acquacanghe da me ci sentiamo, chiacchieriamo e tutti mi dicono: sono contentissimo, mi ha risolto questo problema, mi ha risolto quest'altro problema, tutto ok. E quindi io sono molto entusiasta di questa macchina e appunto ne ho regalato una anche mio figlio. E adesso oggi vi spieghiamo molto velocemente, perché voglio fare un video veloce, come io utilizzo questi tipi di acqua. Allora, abbiamo detto, sappiamo perfettamente che Aqua Kangen ci fa tre tipi di acqua potabile, alcalina, a 9,5, 9 e 8,5. Questi sono i tre livelli. E di questo tipo di acqua ne abbiamo già parlato negli altri video e non ne parleremo in questa parleremo delle altre acque. Parleremo dell'acqua 11,5, dell'acqua 6 e dell'acqua 2,5. Allora, l'acqua 6. Intanto ricordatevi, i possessori di Aqua Kangen si devono ricordare che ogni tanto devono tirare l'acqua 6. Dobbiamo tirare l'acqua 6, perché l'acqua 6 è leggermente acida e questo è l'unico punto debole di tutta la macchina per i batteri, perché possono risalire su. Dentro la macchina è sterilizzata perché ci arriva acqua disinfettata dal cloro. Togli il cloro al 99%, ho fatto le analisi l'altro giorno, è perfetta. E quindi ogni tanto dobbiamo tirare quest'acqua a 6 per disinfettare il tubo, perché tutte le altre acque acide escono dal tubo grigio. L'acqua acida pH 6, leggermente acida, è l'unica acqua che esce dal tubo principale. Ok? Con l'acqua 6 io la prendo usando sempre i barattolini di Aqua Kangen, e questa acqua qui è un'acqua tonica. Per cosa la utilizzo io questa acqua qui? Io per questa acqua qui la utilizzo come dopobarba, come tonificante della pelle, quindi me la spruzzo anche dopo che ho fatto la doccia prima di darmi l'olio, e come balsamo. È fantastico. Sia come dopobarba sia come balsamo, è fantastico, ve lo certifico io perché lo uso e funziona veramente. Ora, H2,5. Allora, quando io tiro l'acqua 11, io tiro la mia acqua 11, dal di qui esce a 11,5, dal di qui esce a 2,5. Io faccio così, la raccolgo in questo modo qui. Così mi faccio l'acqua 11,5 e l'acqua 2,5. L'acqua 2,5 è un'acqua altamente disinfettante. Io praticamente non uso più nessun tipo di disinfettante e anche nessun tipo di prodotto sgrassante. Vi spiego perché. Perché con la 2,5 io disinfetto tutto. Io lo sparo così, la lascio, io sparo la 2,5 così nel mio lavandino. Qui, qui, boom. È acqua, non scolorisce, non brucia niente. Qualsiasi cosa, io nel bagno non uso più l'isofon, io uso questa. La lascio così, adagiata così 2-3 minuti e poi ci passo col panno e la pulisco. Discorso dell'acqua invece a 11,5 che mi è caduta, però ce n'è rimasta dentro. L'acqua 11,5, io non, lo sapevo ma non l'avevo mai provato, perché io ho tanti pregi ma ho un difetto, non mi piace fare le pulizie di casa. E con quest'acqua qui ho provato, perché ha provato la mamma di mio figlio, dopo che abbiamo avuto la macchina, lei ha provato, perché è una casalinga, ha detto: Arturo, ho lavato i vetri con Aqua Kangen 11,5, ha detto eccezionale. Infatti dopo ho provato anch'io, ho provato acqua a 11,5 e carta di giornale, vengono puliti perfetti,
ti è uno sgrassante allucinante, puoi sgrassare qualsiasi superficie, questo è uno sgrassante universale, io l'ho sostituito, io non uso più quei prodotti che usavo prima, sgrassanti, non uso più i disinfettanti, uso queste acque qui, quest'acqua qui sgrassa qualsiasi superficie e, udite udite, mi hanno detto guarda che questa qui la puoi mettere anche in lavatrice al posto del sapone, allora io non ci credevo, hanno detto basta un litro di acqua 11,5 al posto del sapone in lavatrice e i panni vengono pulitissimi. Non ci credevo, l'ha fatto la mamma di mio figlio, ha detto ah Dio, vengono puliti i panni, allora ho detto cavolo, allora adesso a questo punto ci devo provare anch'io perché se è vero lo voglio dire questa cosa qui. Allora casualmente avevo questo cuscino, che è uno dei cuscini che uso io nelle mie sedie, che c'era caduto sopra il succo verde, mi era caduto il succo, aveva colato, fatto casino dappertutto, era tutto imbrattato di succo verde seccato. E ho detto a mio figlio, guarda Marco, questo qui che è tutto bello sporco proprio di verde, cioè che fa fatica anche andare via, va via, però fatica veramente. L'ho messo in lavatrice, questo. Guardate come è venuto. Con acqua cancio 11,5, a freddo, sia chiaro, non scaldato, non acqua caldo, con 1,5 litri di acqua cancio, 11,5, ed è venuto così, perfetto. Io non uso più i detersivi, io avevo un problema, che non so se era legato alla mia macchina o al fatto che io metto troppo sapone, ma il fatto è che io con la centrifuga finale non riuscivo a sciacquare bene i panni, ci dovevo fare ancora altre due centrifughe di risciacquo per far venire fuori i panni belli puliti, era una paranoia perché poi io ho la pelle molto sensibile perché è legata alla mia patologia, quindi qualsiasi cosa cioè, mi dà fastidio, quindi anche questo sapone che rimaneva un po' mi dava prurito. Beh, io adesso ho risolto questo problema qui perché non devo fare più i risacqui, perché non ci devo più mettere il sapone perché uso acqua Kangen a 11,5. Ecco, questi sono, guardate dove tengo io l'acqua Kangen, questa, ho trovato queste bellissime bottiglie qui che sono poi le bottiglie della Arborescens che uso io. Una volta finita l'Arborescens diventano bottiglie fantastiche per la conservazione di quest'acqua qui. Perché? Perché sono scure, perché hanno una bella chiusura e sono molto solide. Adesso sta facendo il ciclo di pulizia perché ho tirato l'acqua a 6 e quindi adesso lei deve pulire gli elettrodi tra un po'. E questo è il famoso ciclo di pulizia che ogni tanto la macchina fa da sola. E la Junior 2 la fa più spesso, questa qui la fa meno spesso perché avendo maggiore superficie di contatto si sporca di meno. Si riempie questo, io quando vado in giro mi porto sempre dietro mezzo litro d'acqua perché io non posso più bere l'altra acqua, mi fa veramente schifo l'altra acqua ragazzi, cioè è pesante, questa è veramente leggera, bevi mezzo litro di quest'acqua qui è uno spettacolo, mezzo litro dell'altra acqua è pesantissima, lo si riempie fino al bordo perché è l'ossigeno che rovina la struttura dell'acqua, ecco. Lo si mette in frigorifero, quest'acqua qui si mantiene perfettamente, io ci metto anche l'acqua acida, vedete ho proprio la bottiglia dell'acqua acida 2,5 e quando tiro la 11,5 anche per la frutta e la verdura mi metto da parte anche l'acqua 2,5 che è acqua disinfettante. Ultima cosa che vi voglio dire in questo momento, in questo video abbiamo parlato dell'utilizzo dell'acqua, i filtri, allora come vedete io ho installato i prefiltri, il grigio e il viola, ora questi due prefiltri qui a parte che mi fermano tutti i tipi di metallo, proprio tutti, arsenico, ferro, piombo, fluoro, di tutto, cosa fanno? Mi hanno rallentato il flusso, la pressione dell'acqua in entrata nella macchina, perché essendo due filtri sicuramente sono a maglia stretta perché devono fermare e quindi la pressione diminuisce e adesso arriva dentro la macchina un'acqua alla pressione giusta, mi esce un'acqua con un orb allucinante al massimo. C'è un solo svantaggio di questi filtri, che la macchina tutte le volte che la spegniamo, che chiudiamo il rubinetto, lei si svuota, per cui quando io vado a richiamare l'acqua, lei deve prima riempire il filtro e poi me la dà. Siccome adesso ho tre filtri, lei deve riempire tre filtri. Allora guardate, questo è l'inconveniente. Io apro e devo aspettare 1, 2,
3, 4, 5, 4, 5 secondi, mentre prima ne aspettavo solo 2. Questo è l'inconveniente. La cosa fantastica è che l'acqua esce alla pressione giusta e fa un orto. Se io volessi, se io potessi far vedere questa, guardate che bollicine che ha quest'acqua qui, che ha già 10 giorni dalla pulizia. Questa è acqua ad altissimo orto. Ogni bollicina sono due molecole di idrogeno, quindi in giro ci sono due molecole di idrossido per ogni bollicina. E questo è tutto. Vi ho dato così perché acqua Kangen non è solamente un'acqua da bere, questa fa tutto. Saperla usare, imparare a usarla in tutte le sue sfaccettature, in tutte le varie tipologie e gradazioni acide o basiche, diventa un'acqua per tutta la casa. Io non uso più saponi. L'ultimo sapone che è rimasto in casa mia è il sapone per i piatti. Non ho più sapone per i piatti, sapone per le mani, sapone per la doccia, ma tutti quei prodotti che usavo per la pulizia della casa, nine, finito, non c'è più niente. Acqua Kangen, Villa Arturo, rivenditore orgoglioso. Se volete acqua Kangen, io sono qui. Non vi voglio convincere. Convincetevi, poi io sono qui.